Bentornati. Allora, è da parecchio tempo che molti di voi mi chiedono una sorta di classifica o comunque un parere su quali sono le voci giovani più interessanti del panorama. E quindi è da parecchio che sto preparando questo video che ho cercato di fare con un grosso senso di responsabilità perché comunque ci sono tanti bravi cantanti in giro, bravi e brave cantanti in giro, e quindi insomma non è facile scegliere francamente. In origine volevo limitarmi a tre voci per registro, in realtà l'ho dovuto espandere a sei e già comunque a sei ho dovuto lasciare fuori una serie di persone che secondo me erano assolutamente valide. Ecco perché ho iniziato questo video che si chiama appunto sei soprano da tenere d'occhio, in realtà sono 5 soprano e una mezza soprano, ma per questioni di problemi di titolo ho dovuto restringere. E non è stato facile scegliere queste voci. Mi sono affidato quindi, anche per cercare di essere più obiettivo possibile, anche al supporto di alcuni amici e colleghi la cui opinione stimo moltissimo. E quindi, come dire, poi ho raccolto un po' le informazioni prese da varie fonti, le ho incrociate con le mie e ho tirato fuori questo video di oggi, in realtà diviso in due parti, con queste sei voci da tenere d'occhio. Ecco, specifico che sono delle voci già in carriera. Perché ho fatto questa scelta invece che scegliere delle super esordienti? Per una duplice ragione. Innanzitutto perché con delle voci già in carriera è più facile poter ascoltare più performance e più ruoli, mentre molte volte mi capita, non so se sono in commissione o in un'audizione, di sentire una voce strepitosa che canta benissimo un'aria, non vuol dire che canti altrettanto bene altre aree o altri ruoli. In più, non è facile trovare spesso delle buone registrazioni audio-video, perché volendovele far sentire, molte volte insomma, ci sono delle prime riprese che fanno i cantanti, magari sono poco più che amatoriali, e quindi la voce comunque non viene sicuramente valorizzata. Prima di proseguire, la vessata question, ma è il soprano o la soprano? Dite come vi pare, sono assolutamente corrette entrambe. Diciamo, come dire il soprano, intendendo il registro, il soprano, come dire, è più bello, è più elegante, però vuol dire, io mille volte dico anch'io la soprano, insomma, senza che nessuno possa aver nulla da ridire, anzi, tanti ce l'hanno da ridire, ma vabbè, me ne farò una ragione. Iniziamo quindi con questa carrellata, vedremo naturalmente degli spezzoni di queste arie eseguite da queste cantanti. In descrizione però troverete il link al video completo. Allora, la prima cantante che vi faccio ascoltare oggi, la prima soprano, è Giuliana Gianfaldoni. Devo dire che ha una dizione molto molto buona, quindi tutte le parole si distinguono molto molto bene. Questa è un'area comunque molto impegnativa per tutte le soprano. Secondo me è facile questo attacco perché innanzitutto attacca piano con un bel range dinamico, poi parte già con una nota abbastanza acuta dal niente, insomma, quindi non è mai facile. Sì,
la parte sopracuta ho sentito anche di meglio, insomma, però è comunque ben fatta. C'è un bel range dinamico sempre. Sentite anche come passa bene dal piano al forte, poi ritorna nel piano. Questa è una registrazione ormai di qualche annetto fa, insomma. Io l'ho ascoltata anche in altri ruoli, c'è stata un'ulteriore maturazione di questo soprano. Avete visto? Ogni tanto dico questa, ogni tanto dico questo. Insomma. Lasciatemi in questa fluidità di scelta del genere. Comunque, brava. La seconda cantante che vi propongo oggi a me piace molto, si chiama Rosa Feola. Spero che non sia Feola. Io dico Feola, mi auguro di non dire una sciocchezza. La vediamo in questo video del concerto di Capodanno 21, registrata tra l'altro nel periodo del Covid, quindi credo un pubblico molto limitato o addirittura forse assente, le mascherine, insomma, tutto quei bei ricordi che abbiamo di quegli anni. E ascoltiamo il Sempre Libera, che è sempre un bel banco di prova. Ha una straordinaria facilità sul registro acuto. Fa veramente con grande naturalezza e apparentemente senza nessun tipo di sforzo. Più, insomma, è una anche che sa dare un bel carattere al personaggio, un bello spessore e anche, insomma, una certa personalità, cosa che probabilmente ha già lei di suo. Molto bella la dinamica qua. Sentiamo il finale. Ho fatto ascoltare questo video a un'amica e collega e gli ho detto: beh, cosa ne pensi? Lui fa: sì, molto brava, un po' forzato il mi bemolle finale. E io gli ho detto: ma guarda, a Milano si dice in Schwägen, cioè ad averne così, nel senso, allora, i sovracuti generalmente sono di due tipi, o quelli precisi ma un po' piccoli, come dire, di spessore, oppure quelli che hanno tanto volume sono per propria natura un pochettino forzati, però vuol dire, se questo è un difetto, ne ascolto volentieri tanti. Ecco, vi faccio notare una cosa che se non siete addetti ai lavori potreste non sapere. La frase che fa finale, Violetta, come dice: il mio pensier, questa seconda volta, molte cantanti, è successo anche in questo video, tornate indietro ad ascoltarlo, se non ci avete fatto caso, la cantante non lo canta.
Ora, non c'è scritto da nessuna parte, ma per tradizione, quando non si canta questa, la seconda volta del mio pensiero, è perché la cantante farà il mi bemolle, quindi sovraccudo non scritto dal nostro amico Peppino, che però, insomma, molte cantanti per tradizione aggiungono quelle che hanno un mi bemolle, e soprattutto se poi ce l'hai così forte e chiaro, come in questo caso, fa benissimo farlo sentire. Quindi quando sentite che la cantante non canta la seconda volta del mio pensiero, presumibilmente siamo portati a pensare che farà il sovracuto, altrimenti no, farà quello che c'è scritto. E andiamo alla terza soprano di oggi, Marta Turbidoni. Voce molto bella, molto importante, di grande spessore, con una grande facilità negli acuti. Però anche una bella prima ottava. Che è già in carriera, quindi non ha neanche particolare bisogno di essere tenuta d'occhio, ma insomma, una gran bella voce. Bene, ora sentiamo la cabaletta. Devo dire che quello che mi piace molto è che è tutto molto ben definito in tutti i registri. Le note sono sempre molto ben articolate, mai buttate via. Amico Matteo Beltrami sul podio. Anche questo era uno spettacolo registrato in tempo di Covid, quindi per questo avete sentito magari un applauso non particolarmente caloroso, semplicemente perché insomma, probabilmente non c'era un pubblico vero e proprio. Bene, chiudiamo questa prima parte dedicata alle prime tre voci da
tenere d'occhio, sicuramente, ripeto, sono già tutte e tre, e lo saranno anche quelle del prossimo video, sono tutte voci già in carriera, che però secondo me sono destinate ad avere sempre maggiori successi, a essere chiamate sempre teatri in teatri più importanti, e quindi tutte queste sei cantanti che ascolteremo in questi due video meritano l'ascolto e meritano assolutamente una bella carriera, cosa che stanno già facendo, ma che sono convinto che ulteriormente faranno nel tempo. Ci vediamo con la seconda parte di questo video, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like.